ragazzi, perché ragazzi, e benvenuti in questo nuovo... Guardate come ho iniziato questo video proprio molto con nonchalance. E benvenuti in questo nuovo video. Come sapete ogni settimana c'è, perché non può mancare ovviamente, c'è il resoconto della scarpa d'oro. Settimana scorsa avevamo visto un Dost che aveva proprio preso con gli artigli messi. In questa settimana invece parleremo di una cosa un pochino diversa. Quindi ragazzi, vi ricordo come sempre che il pallone d'oro non si vince... Il pallone d'oro, la scarpa d'oro non si vince con i gol ma con i punti. Ogni campionato ha un moltiplicatore. Quindi per quanto riguarda la Serie A, il campionato tedesco, il campionato spagnolo e il campionato inglese hanno un moltiplicatore per 2. Invece il campionato francese ha il moltiplicatore per 1,5. Per cui tutti i gol che fanno i giocatori in Ligue 1 devono essere moltiplicati per 1,5, semplicemente perché il campionato francese è di minor valore. L'unica cosa che vi vado sempre a ribadire, che molti non sanno e per me è molto molto strana, è che il campionato portoghese è l'altro campionato che ha il per 2. Voi direte: ma perché quello portoghese per 2 e quello francese per 1,5? Semplicemente perché il Portogallo è la squadra che ha, diciamo, cioè non la squadra, la nazione che ha sfornato più scarpe d'oro, cioè più hanno dato più scarpe d'oro ai giocatori del Portogallo piuttosto che in tutte le altre nazioni. Ronaldo ne ha prese 4 e poi altre 4 l'ho date altri 2 giocatori, 2 a testa. Per cui hanno deciso di fare questo. Per me è una vaccata, però ovviamente bisogna seguire questa idea. Detto questo, partiamo subito. E alla posizione numero 9 voi direte: perché non 10? Io faccio sempre i primi 10. Perché non 10? Perché ce ne sono ben due al numero 9, Higuain e Modest. Entrambi hanno fatto 23 reti. Higuain questa settimana ne ha messi 2 con la Juventus contro il Pescara. Modest invece con il suo Colonia è rimasto a 0. Però ragazzi, sono entrambi a 23 reti, quindi Higuain rientra nella top 10 e 23 per 2 fa 46 punti, che sono i punti di questi due. Passiamo adesso alla posizione numero 7 e 8, perché anche qui è divisa da due giocatori, ovviamente a pari gol. Uno è Lukaku e l'altro è Suarez. Lukaku anche questa settimana ha firmato il suo, ha timbrato il suo cartellino con una rete con la maglia dell'Everton. Invece Suarez è rimasto a secco, ci ha pensato più Messi questa settimana, ha fatto 0 reti e comunque resta a 24 gol. 24 che è moltiplicato per 2, che è il moltiplicatore dei campionati ai quali partecipano questi due giocatori, è 48 punti. Invece alle posizioni 5 e 6 abbiamo ragazzi un duetto della Serie A, ovvero Dzeko e Belotti. Sia Edin Dzeko che Belotti, il Gallo Belotti, hanno fatto una rete questa settimana, quindi si sono portati avanti, hanno tenuto il distacco con quelli dietro, hanno provato a ridurlo, comunque a non farsi a non perdersi quelli davanti. Comunque entrambi hanno 25 reti in campionato, che moltiplicato per 2 ovviamente fa 50 punti, come potete vedere dalla grafica. Alla posizione numero 4 3 ovviamente, quindi sul podio, a dividere l'ultimo tassello del podio, abbiamo due giocatori invece della Bundesliga. Uno è Lewandowski e l'altro è Aubameyang. Lewandowski sta giocando con la maglia del Bayern Monaco, come tutti saprete, e ha fatto 0 gol questa settimana, però ne ha fatti 26 in campionato, che moltiplicato per 2 fa 52 punti, gli stessi punti e gli stessi gol fatti da Aubameyang con la maglia del Borussia Dortmund finora in questa stagione in campionato. Aubameyang però nell'ultima partita almeno ha timbrato il cartellino una volta. Passiamo adesso al secondo posto e abbiamo Dost dello Sporting Lisbona. Dost ha fatto una sola rete, ragazzi, perché tra Dost e Messi si continuano a menare fra rete di qua e rete di là. Dost sta tenendo una costanza clamorosa con la maglia dello Sporting Lisbona e ha fatto 28 gol e quindi 56 punti. Solo meglio di lui ha fatto solo Messi, che ha fatto 2 gol questa settimana e quindi lo distacca di una rete, portandosi a 29 reti in campionato, che moltiplicato per 2 fa 58 punti. Ovviamente ragazzi, avete visto insomma ciò che dice la classifica, però quello che vi chiedo io, la mia domanda è questa: ma Dost riuscirà a mantenere questo rendimento? Perché se non vado errato, ma credo di non andare errato, in Portogallo le partite sono meno, non sono 38, sono 34, per cui fra poco è finito il campionato. Cioè se Dost non tiene questo rendimento, cioè non aumenti il rendimento, finirà quinto, sesto, settimo. E anche per questo diciamo: ok, il per 2 molti dicono sì, ho capito, ma il campionato è facile, però ha meno partite. Per cui ragazzi, io non trovo nulla di male se riuscisse a vincere il titolo con 4 partite di meno. Tanto di cappello e onore a Dost. Fatemi sapere questo che cosa ne pensate, sperando per me che vinca Dzeko. Se non dovesse vincere Dzeko, sarei contento lo vincesse Belotti, perché è italiano. Altrimenti mi andrebbe bene anche Higuain, perché almeno la riportiamo in Serie A. Ovviamente Dzeko perché è della mia squadra, oppure Belotti italiano, o Higuain almeno perché è della Serie A. Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video. Se vi è piaciuto il video, come sempre, a lasciare un mi piace. Invece mi ha fatto piacere un dislike. E ci vediamo ad un prossimo, ovviamente, video.